Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo con le sfide impossibili contro un team full leggendari. Sono in compagnia dell'amico Giovanni Creepy Cattaneo, ciao ragazzo. Benvenuti a tutti ragazzi, ciao Ago. E oggi si punta a non fare schifo, si punta alla non umiliazione. Io faccio già subito la piangina. Metti già, guarda, devo dire che però piangere ti ha portato bene ultimamente. Piangere è la skill più importante. Esatto. Meglio piangi, più culo hai in generale. Su questo videogioco, nella KSR, ovunque. Bene, 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 bene. Quindi Creepy già mette le mani avanti. Anche perché l'ultima volta gli ho fatto le ciappette, gli ho fatto il culette. Saluto però... Zazian, eh? Grazie. Speriamo di continuare su questa falsa riga. Anche perché oggi, ragazzi, andrò a giocare il team di Sabrina. È un po' una cozzaglia di Pokémon da parte di chi ha giocato Sabrina nei videogiochi ufficiali, a partire da Stadium, finendo per Bianco e Nero 2 con il Pokémon World Tournament. Quindi insomma ci sono vari Pokémon che poi vanno a comporre il team di Sabrina, chiaramente rivisitato in tema competitivo dal sottoscritto. Mentre Creepy, come al solito, sfrutterà il potere dei full leggendari e vedremo che cosa farà, eh? Cioè, mi è venuto in mente... ho pensato ad Alakazam competitivo e il mio cervello ha subito pensato all'azienda lotta. giustamente. Non so se c'è anche sull'azienda lotta di Pokémon Heart Gold. Sì, sì, c'è Kazam. Ma per caso c'è Kazam con Raggiro, Benda Scelta, Skill Swap? No, non è quello, non è quello Zed. Vabbè, però Heart Gold almeno si era evoluto leggermente in maniera migliore. Sei voluto davvero tanto in compenso. Direi di sì. Io ti dico solo che c'è un ipno con i pugni, ipnosi, sì. E come item cucchiaio torto. Mi sembra giustissimo. Chiaramente è la super competitività da quel punto di vista. Volevo non memarla. Vai, sono carico. Ragazzi, stiamo per terminare la serie su Spada e Scudo, chiaramente con l'avvento di Scarlatto e Violetto, dal quale chiaramente arriveranno tanti nuovi contenuti. Mancano ancora due capi palestra da fare, Blaine e Giovanni, che vedrete sicuramente nei prossimi video. È il momento quindi di partire, è il momento di vedere chi tra me, con un team di Sabrina, e Creepy, con un team full leggendari, avrà la meglio. Pronti? Carichissimi. Partiamo. Eccoci qui carichissimi, siamo. Allora, team di Sabrina che presenta Snorlax, Mewtwo, Alakazam, Mr. Mime, Metagross e Slowbro, anzi Godbro direi. E tra l'altro, ripeto ancora una volta, è un po' una messa insieme dei vari videogiochi ufficiali dei Pokémon che appunto gioca Sabrina. Dall'altra parte Creepy non si smentisce, perché l'ultima volta la corazzata Tapu Fini Zygarde ha funzionato particolarmente bene. Vedo che l'ha riproposta e quindi ci sta assolutamente. A sto giro c'è sempre il solito Zacian, Kyogre, Landorus e Tundurus. Landorus è nuovo, eh? Vedo che infatti Landorus è l'aggiunta rispetto al precedente. Vedremo allora se questo Landorus effettivamente potrà far bene o meno. Anche perché, insomma, ci sono varie possibilità da parte del buon Creepy. Allora, qui non sarà semplice, in realtà, andare ad effettuare una buona scelta dal punto di vista logico contro un team del genere. Però sicuramente devo fare molta attenzione, come al solito, ormai è diventato un meme l'attenzione che devo fare. Però ci sta assolutamente. Allora, io andrei proprio così. Ti dirò, non è... cioè è particolare, eh? Ok, ecco qua. Scegli perché sennò time out, perfetto, bravissimo. Sei arrivato anche te all'ultimo, eh. Non è semplice, eh? Lo so, i set competitivi di questi Pokémon qua, guarda, io qui ho il mio team bello pronto, almeno mi ricordo esattamente tutte le cose che ho dato per poter scegliere in modo più accurato possibile. Zacian Kyogre. Zacian Kyogre, ok. Slowbro è bellissimo, eh. L'amico Godbro, ragazzi. Slowbro, c'ho paura di cosa potrebbe avere. Cioè, a essere onesti, un'idea potrei avercela, però... essere brutalmente onesti. Ma sì, dai, l'idea ce l'hai per forza. Non c'è verso, l'idea ce l'hai per forza. Allora... ok. Io faccio così, vediamo che cosa succede. Non è...
non è scontato questo turno. Te sei partito non con l'acceleratore, di più. Proprio sei partito veramente... Adesso sono in dubbio. Carichissimo, perché Zacian Kyogre è la lead veramente... Poi vabbè, Swordfish è stupendo come sempre, come tipologia. Attenzione. Ok. Arriva la Dynamax turno 1. Hai Dynamaxato? No, non credo. No, non ho Dynamaxato. Infatti, no. Non credo, infatti. A vedere dalle speed Kyogre... Intanto arriva a me. Io speravo fosse Slowbro. In Slowbro, ho sperato fino alla fine, ho detto ti prego. Slowbro incoming, assolutamente sì. Vediamo. Tocca capire anche un po' le speed. Qua arriva lo Spout, che sicuramente fa un bel danno, gran danno. Raffalo su Slowbro. Chiaramente mi viene giù. Avevo, non posso fare altrimenti. Pensavo che avresti fatto, però non ci ho pensato. Ho pensato potessi fare Protect su Slowbro, però effettivamente con Zampillo forse non ti conveniva più di tanto, perché sarei andato single target su Metagross, no? Con Protect. No, è comunque no, perché in generale tu fai danno, però a me va bene comunque, lo spreadi comunque. Mm-hmm. Ah, sennò sarebbe, anche con Protect? Sennò sarebbe una roba impossibile, fra. Ah, cioè. ok, figo, non lo sapevo questo. No. Ok, attenzione però, perché qui la situazione non è proprio delle migliori, Allora, io potrei far così. Beh, per te lo è di sicuro, per me insomma, Perché Kyogre Zacian è una lead abbastanza noiosa. Diciamo che... è difficile la gestione di Kyogre Zacian in generale. Vediamo un pochino. Eccoci. Creepy fa il withdrew di Kyogre, perfetto. Entra Tapu Fini. Carino Fini, Poi Kyogre Fini, tanta roba. Con Fini che va a sovrascrivere il campo, ci può stare. Ma poi Fini è un Pokémon bellissimo. No, Fini è stupendo, veramente bellissimo. Sono d'accordo con te. Sono veramente d'accordo con te. Fini è veramente stupendo. Ok, buona la Protect di Zacian qua da parte tua. Però a me va bene come turno, questo in generale. Arriva la Steel a bombarmi la difesa. Sì, sì. Un bustello di difesa va sempre bene. Ok. Anche perché Snorlax che si busta la difesa è sempre importante, vedendo la sua stanza. Arriva Seed Bomb, arrivano i semi. Merda, cioè Seed Bomb. Arrivano i semi, arrivano i semi. Coverage. Sì, no, diciamo che i semi sono ottimi da questo punto di vista. Arrivano i semi. Ok, vediamo un pochettino che cosa fare e come cercare di ottimizzare questo turno, che è abbastanza importante. Allora ragazzi, qua si può fare questo e si può fare questo, Si può fare questo. Vediamo che cosa succede. Arriva Sacred, ok, che chiaramente fa malissimo. Cazzo, speravo di buttarti giù. Buono. Però Maddi non missa. Io speravo di buttarti giù, poi ho detto, ma stai a vedere che... No, vabbè. Snorlax è... da Sacred di Zacian. Madonna, ma quanto regge sto Zacian? No. È un crit? No, che crit? Ah, prima ero stato Protect. No. Qui prima avevi Protect. No, sono stupido. C'è poco da fare. Quindi, qua è un bel macello, per me. Qua è un gran bel macello, in realtà. Eccolo, il Pokémon più forte. Che bello Mewtwo, però. Bellissimo Mewtwo. Ora, okay. Io stavo aspettando che succedesse sta roba. Eri lì, fremevi perché succedesse questo. Ero lì questo. E dicevo, ti prego il prima possibile. Fremevi perché succedesse questo. Proviamo a fare così. Perché io la play in realtà l'avrei anche potuta cambiare qua. Però devo per forza fare in questo modo. Dipende molto anche dal quarto che hai dietro, Se si realizza una certa condizione in questo momento. Perché è ancora... playable. È ancora giocabile. Nonostante io abbia già usato la Dynamax, ovviamente. Okay, immaginavo. Giusto. Vediamo se sei andato su Mewtwo. Sì. Yes. Ok. Allora le avrei invertite le play.
avendo visto questo. Però immaginavo... Infatti io sapevo, immaginavo arrivasse una Protect generic, infatti ho tirato Maddewa. Sì, sì, ma il fatto è che io avevo Thunder. Porca troia, tuono, no! Volevo fare infatti Thunder su, su Fini e Meteor direttamente su Zacian. Il fatto è che ho detto, sai cosa? Se lui mi attacca, se lui mi va ad attaccare Metagross è un macello. E qua è GG. Ok, ti sei portato a casa Game 1, ma... Scusami, mi è tutto tuono? Mi è tutto tuono, fra... È per sfruttare... per giocarti il tutto per tutto? No, è per sfruttare coverage, che devo fare? No, è perché non ha fulmine. Devo sfruttare al massimo, no? Non impara fulmine? Non penso. O comunque... Io sono andato direttamente per il full power. Ho detto metto tuono. Dici tanto, sì, tanto. Sì, vado per il full power. Tanto se ha Kyogre e Kyogre mette la rain, lo sfruttiamo. Bravo, okay. Però, questo è intelligente. Capito. Qua è andata. Creepy vince il game 1. È il momento di andare a game 2. Vedere chi avrà la meglio. Perché io voglio assolutamente ribaltarla. Anche l'ultimo volta ho vinto game 1. Bravo, anche l'altra volta è iniziata così. Che non gli andava. Quindi vedremo su game 2. Ci siamo, venite con me, partiamo con Game 2. Eccoci qui carichissimi, è il momento di giocarci questo Game 2. Game 1 Creepy l'ha gestito bene, giocato però diciamo ha avuto la meglio in maniera piuttosto, diciamo, tranquilla. Vediamo se invece a Game 2 riuscirò a cambiare strategia e magari dargli più filo da torcere con il team di Sabrina. Un'idea in mente già ce l'ho, anzi più di un'idea, diciamo una certezza quasi, che è questa qua. Sì, addirittura? Sì, è una certezza quella che ho in mente. È una già certezza, deciso... sono tranquillissimo. È una certezza. Vabbè, dai, hai un team full leggendari, forza. Vediamo. Anche perché devo dire che la core dei tre che hai portato sicuramente ha funzionato bene. Il quarto non l'hai rivelato, però ci può stare. Mentre i tre che hai portato, devo dire che ti hanno fatto bene, ma bisognerà vedere se li riproporrai o meno. Io sicuramente... ho una strategia per Game 2 da attuare e vediamo effettivamente se poi porterà a buon fine questa mia decisione oppure no. Ma proviamo. Vai, vediamo un attimino allora che cosa hai deciso di portare anche te. È il momento di partire con questo Game 2, è il momento per me di ribaltarla, per Creepy di confermarsi e allora vedremo effettivamente chi avrà la meglio. E anche dalla lead si è confermato la lead o meno. Ti vedo bello concentrato, eh. Concentrato, sono concentrato. Io me l'aspettavo fottuto Mr. Mime. Ma che bello Mr. Mime, ma che bello Mr. Mime. Io me l'aspettavo fottuto Mr. Mime in realtà. Guardalo com'è fiero. Che Pokémon. Pokémon incredibile. Tra l'altro ho un oggetto che non... cioè proprio non... Vabbè, lasciamo fare. Sto pensando a cosa potrebbe essere. No, non ci puoi pensare. Dice? Non ci puoi pensare, fidati, è una roba che non si vede quasi mai. Però è un oggetto, praticamente mai, però è un oggetto molto particolare. Quindi, insomma, vedremo. Allora, io faccio così, ragazzi. Io faccio così, vediamo che cosa succede, Ti vedo provato da Mr. Mime Slowbro il lead. Un pochino. Vediamo. Ti vedo abbastanza provato, sì. Pensando a cosa potrebbe avere Mr. Mime. Quale cazzo di gimmick hai pensato? Beh, sullo strumento ti ripeto, non credo che tu... Non ho speranze di imbroccarlo. Non penso, perché è una roba che non vedi proprio mai. Mr. Mime bruciate. Arriva Moonblast intanto. Sul Mime, a me va bene, povero Mime. Bello. Oh! Clamoroso. Guarda un po', guarda. Baccaro. Che cazzo è sta roba? Cosa è appena successo? Non ho capito. C'è una bug che se ti faccio danno, prendo danno. Si chiama Roam Berry. Praticamente in italiano credo sia Roam. Baccaroam. Cioè. Infatti. E praticamente se io vengo colpito da una mossa speciale, il Pokémon che attaccante diventa bersaglio di un ottavo degli HP suoi totali. Che troiaio.
Questo l'hai visto e hai detto, ma sì, dai. Troppo bella. Troppo bella, fra. Troppo bella. Lamorosamente bella. Troppo bella, cioè, per non farlo. Troppo bella, veramente. Cioè, quanto era bella. Baccaroam, ragazzi. Ma di che cosa stiamo ragionando? Ok. Allora, in realtà si fa così. Io voglio subito cercare di fare un pochino di content. Ok. Guarda quanti moltiplicatori ho in questo turno. Guarda quanti moltiplicatori avrò in questo turno, nonostante siano molto efficaci. Altruismo. Ti ho tirato scald sotto Rain, stabbata con altruismo. Guarda i danni su Kyogre. No. Che danno. Okay. Calma Infini, buona. Buona per te, Ok. Ci sta. Calma Infini è buona. Però a me va anche piuttosto bene. Ok. Lì diciamo che è onesto questa rain che sei andato a mettere su Confini. Però è ok per me. So che non posso burnare. No, non ho fatto altruismo. So che non posso burnare. Perché sono Kyogre? No, perché c'hai il Misty Surge. Ah, giusto, hai ragione. Bello sto crit. Buon crit, sì. Va bene. Altro Calm Mind. Non ci sono problemi. Ok, Thunder, bello. Mi non chiedo, puoi, per lo stesso principio non puoi parlare, Certo, certo. Stavo chiedendo che item potrebbe essere il tuo Slowbro. Perché non è Assault Vest, infatti il dannetto non era male, però direi che... No, anche perché Assault Vest fra con la Trick Room è un po' un macello, infatti. Era infattibile. Però, diciamo, è uno strumento carino. Ti posso dare l'informazione che non è troppo utile all'interno di questa lotta, ecco. Ok. Diciamo, era uno strumento in prospettiva per altri Pokémon. Guardate com'è concentrato Creepy proprio. È lì che si deve giocare tutte le sue carte contro il team di Sabrina. Ti vedo molto, molto ben preso, fra. Resti comunque un campione europeo, vorrei dire. No, regionale di Francoforte, fra. Sì, di Francoforte, sì. Va bene, va bene. Quello. Ok. Dai. Tapu Fini e Max a più 2, ci sta. Era abbastanza buona No, bella Dynamax, tra l'altro, ci sta assolutamente. Sì, sì. Un'ottima Dynamax questa. Ok. Io opto per full play più scald tutto in quella slot. Per cui via a godere. Speravo di... No, non avresti retto, vedendo il danno di crit, no. Ok, Starfall è ok. È 1.5, figurati se mi sono ricordato. Ok. Starfall su Mime, perfetto. Beh, credevo di reggere, ho... fatto gazzata, qua. No, vabbè, ci sta, fra, perché? Vai. Ci sta. No, Snorlax sotto 3. Troppo forte Snorlax sotto Trick. Ok. E adesso vediamo cosa succede. Vediamo cosa allora, ci propone il videogame. Vediamo. Esatto, vediamo che cosa ci propone il videogame. Anche se qui io non è che abbia troppe alternative, Allora, secondo me io ho una play in testa. Anche io ho una play in testa. Però devo per forza fare così, ragazzi. Devo per forza fare così, purtroppo. Quanto mancheranno questi stadi su Scarlatto e Violetto? Poco. Poco. Non è vero, sono bellissimi. Sì, ma fra, fidati. Te magari li hai visti in altri contesti. Io li ho visti con le Dynamax di continuo. Quindi direi che non era. No, quello sì, però. Non era proprio il massimo. Ah, no, quello di sicuro. Quello no, di sicuro. Certo, no. Notare intanto è il mio Snorlax e Dynamax e non Gigamax. Ma vabbè.
cambia leggermente. Non mi ricordavo nemmeno che Snorlax avesse una... Qua la Protect l'avevo predictata, però non ho potuto fare altrimenti, eh. Ci sta. Qua io l'ho detto in tramite labiale ai carichissimi che staranno guardando questo video, che tu avresti protetto. La verità è che qui avevo bisogno di stollarti la Trick Room, quindi adesso Su Slowbro. Era abbastanza, diciamo, fattibile. No, Pigro, no, Pigro! Slug it up! La difesa speciale, quindi adesso il mio più 2 non basta mica per te. No, vabbè, no, probabilmente non basta, però comunque fai danno, cioè nel senso è più 2. No, non basta. Mai nella vita. Però è un bel danno, comunque, dai. No, il danno è... E tu hai quasi finito la Dynamax, perché ti manca l'ultimo turno, se non sbaglio. Penso di sì. O hai maxato in questo... No, avevi maxato prima. No, penso che mi manchi questo. Vediamo. Vedem. Attenzione, totalmente giocabile. Attenzione. È brutto. Attenzione. Zacian Sacred Sword, ok. Bel danno, gran bel danno. Secondo te Jesse Snorlax, sai? No, ho detto attacco, sono in Dynamax. Ah, ci sta. Ok, qua viene giù Slowbro, ovviamente, ma è ok. Non è un problema. Effettivamente non aveva molto senso proteggerlo, considerato che la Dynamax mi finisce ora e che ero mezzo costretto a tirare il Slowbro. Non è che fosse la cosa migliore. Io qua vado di Quake con Snorlaxini. Bravo Zacian! Questo però. Bravo Zacian, grandissimo. Non è il massimo, purtroppo, Questo non è il massimo. Dal danno di Protect avevo detto che dai, forse lo tiene questo. Era lì, il danno di Protect era interessante, Sotto Protect era interessante. Ok? Tu hai finito la Dynamax. Ed è finita anche la Rain. Allora. Io devo per forza fare così, ragazzi. Non ho alternative. Devo per forza fare in questo modo. Cioè, avrei avuto un'alternativa. Però è un'alternativa kinda risky. Che non preferisco non fare. Quindi preferisco andare in questo modo qui ed essere, se vogliamo, più safe, tra virgolette. Per quanto safe si possa dire, Porca troia, non è venuto giù. Dai, Metagross, però, dai. Dai, Metagross, dai. Qua era abbastanza importante. No, qua era importante prendere la kill su Zassi, Sì. Sai che sì. Sì. Ora, è vero che tu dietro hai Zagardi, Sì, quindi... però, sai, comunque, mille frecce. Forse spiegarti come era ovvia, vero? Sì, era ovvio. No, infatti, ma lo sai? Cosa? Mm. Sai che invece se ti veniva giù Zacian. E io poi andavo a spammare Thousand Arrows, dipendeva un po' dai danni che mi facevano. Poi ti dico. Vai. Ora qui è finita, ragazzi. Qui è totalmente finita, non posso fare niente. Cioè, potrei... Sì, no. 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 Okay. Qua è finita. Qual era la play che avevi in mente? Aspetta, vediamo. E mai che vista sto fanghiglia? Sia mai. Vabbè, così. A corpo chiaro troppi danni. Sono più due. Sì, hai ragione. Scusami, stavo attaccando Snorlax che era a più niente. Eccolo. Vabbè. Grande Metagross. Grande Metagross. Grazie, gentilissimo. Il suo l'ha fatto, il mio lavoro qui è finito. Totalmente, utile. Questo è quando, non so se ti capita, nel lab della Kaizo Ironmon. Mm-hmm. Sei lì, hai forza antica, fai, cazzo, devo boostarmi. Magari vinci la lotta e si boosta alla kill. Alla fine, bravo, sì, uguale. Classico. È un classicone questo, sì. Va bene. Diciamo, vediamo. Che se critico il solo... match su Zygarde, ho messo fanghiglia, forse. No, io voglio vedere solo questo. Ma qui mi killi, perché comunque Thousand Arrows killa qua. Allora, il fatto è,
Intanto molto dipendeva dalla speed di Metagross e Fini. Avendo visto che tu sei più veloce era un po' un problema. Però io sono weakness policy, ok? Se tu fossi stato più lento con Fini, io avrei retto un Thousand Arrow, sicuramente spreadato. Avrei triggerato la weakness, ti avrei tirato giù Zygarde. A quel punto lì avrei avuto la possibilità di giocarmela contro Fini, perché quel Muddy Water sarebbe arrivato spreadato. È vero che si giocava... Però, ti ripeto, cioè... dovevano esserci una serie di cose per cui andasse bene la situazione. Del resto bene, è il Sabrina team. Esatto, del resto era il Sabrina team. Però tra tanti team devo dire che era forse uno dei più playable a livello di Pokémon. Cioè ho dovuto arrabattare delle cose con Surge, con Mystiche. No, cioè. No, dubbi. Quindi, diciamo, questo era abbastanza playable. Tra l'altro su Mr. Mime aveva una mossa molto carina, White Guard. Okay. Che era ottimo bello contro Water... Sì, era ottimo contro il Water Spout di Kyogre. Certo è che chiaramente aspettarselo il lead turno 1 subito pronti via Swordfish partire di Mr. Mime, insomma, non era proprio il massimo. Invece te hai tirato fuori il massimo che appunto potevi da Game 1 a Game 2. Io uguale, penso più di così, insomma, era difficile. Era molto difficile. Però diciamo il secondo game è stato abbastanza playable. Mi sono divertito molto. Ragazzaccio, hai vinto te stavolta 1-1, palla al centro. Vedremo magari su Scarlatto e Violetto. Scarlatto e Violetto, sarà... stavo per dirti. Su Scarlatto e Violetto se ci sarà la parte, la bella, no? Come si suol dire. Io ti ringrazio per essere stato in mia compagnia, per aver preso parte nuovamente a un nuovo video sul mio canale YouTube. Ovviamente, ripeto, ci rivedrete sicuramente sia sul mio canale sia sul suo canale insieme, fare serie, fare video... Perché ormai, insomma, siamo fratelli ad honorem. E quindi, ragazzacci, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Mi raccomando, sempre carichissimi, pronti per a godere. E noi ci vediamo pronti e per l'appunto, come detto, carichissimi ad un nuovo e prossimo video. Ciao, Crippo! Ciao, ragazzi, ciao, Ago.